Buongiorno Fagnano, eccoci col consueto video di comunicazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Partiamo subito con i dati della pandemia Covid. Ad oggi i positivi sono 41 e i contatti di caso 25. Come ben vedete, ci aggiustiamo sempre su questi numeri senza avere grossi aumenti e grandi cali. Anche qui, come tutte le settimane, ricordo la massima cautela per evitare il degenerare della pandemia. Un focus veloce sulla situazione cantieri. Il giorno 7 dicembre ha riaperto in maniera definitiva la via Tronconi. Il cantiere si è concluso, ci sono dei piccoli dettagli, ma questi piccoli dettagli non faranno sì che la via venga chiusa e quindi continueranno magari a fare dei lavori velocemente, ma la via sarà percorribile da tutti giorno e notte. Altri cantieri lungo tutto il territorio del paese che sono in corso, presto si avvieranno alla conclusione, alcuni inizieranno, ma si spera che creeranno e creino meno disagi possibili alla popolazione. Sono le giornate degli Open Day online della scuola. Questa sera alle ore 17 la scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi avrà il suo Open Day online, mentre martedì 14 alle ore 18, sempre online, gli Open Day delle scuole primarie Orru e Rodari. Passiamo agli eventi della settimana. Questa sera alle ore 21 presso l'Aula Magna Benvenuto Piazza di Piazza Alfredo di Dio si terrà la proiezione del documentario dedicato ad Antenna 3, via Perbusto 15. Domani pomeriggio alle ore 17 presso lo spazio Optium di via Patrioti l'inaugurazione della mostra Natività. È iniziato anche il concorso della Proloco, concorso fotografico, che si chiama Fagnano 3 Presepi, dove si possono fare le foto ai propri presepi, inviarle e poter partecipare quindi al concorso. Per oggi è tutto, non mi resta altro che ringraziarvi e augurarvi un buon fine settimana e arrivederci al prossimo video.